Mette tutti i microfoni spenti. Bene, buonasera a tutti. Buonasera. Sono Marco Laganà. Buonasera a tutti. Sono molto contento di dare il via alla sesta conferenza sul futuro dell'Europa, sesto momento di dialogo tra giovani e con tanti giovani che ci diranno, ci racconteranno quelle che sono un po' le loro idee sul futuro dell'Europa, anche con due non ospiti, ma con un padrone di casa, Sandro Gozi, anche con Gabriele Giudice, un altro ospite frequente, anche lui da Bruxelles, la Commissione europea, che ci aiuteranno lungo questa serata. Sandro Gozi lo conoscete tutti, europarlamentare, presidente dell'Unione dei Federalisti Europei, coordinatore del Cantiere Europa, Italia Viva, da europarlamentare estremamente attivo in quello che è stato un po' tutto il percorso anche del Next Generation EU, che ha visto anche Gabriele Giudice della Commissione europea molto molto attivo. E che sentiremo più tardi. Sandro oggi ci introduce, anche oggi sulla conferenza sul futuro d'Europa, è stato uno dei grandi promotori all'interno del Parlamento europeo, stimola il dibattito, ma soprattutto promuove tante tante idee tra giovani. Per cui la parola subito a te, Sandro, raccontaci un po' della conferenza sul futuro d'Europa, dove siamo, dove stiamo andando e perché è importante partecipare. Grazie. Non ti sentiamo che è ancora il muto, eh? Grazie, grazie Marco e grazie a tutte e tutti per il vostro impegno, per la vostra presenza e per continuare questa, diciamo, serie di iniziative che credo siano molto utili attorno al tema del futuro dell'Unione e attraverso la conferenza. Ovviamente Marco, sono sicuro che i contenuti anche di questa serata saranno messi sulla piattaforma. Marco? Sì, ti sentiamo Sandro, vai. No, ti ho chiesto se i contenuti di stasera saranno messi sulla piattaforma sul futuro dell'Europa. Assolutamente, sì, anche questo momento sarà condiviso e Fatta avremo modo di questa supportare previa tante verifica, idee vado dei giovani. avanti. Sono molto contento di ritrovare Gabriele Giudice, era tanto tempo che non lo vedevo. Gabriele Giudice non è solo un ottimo funzionario della Commissione europea, giocava anche molto bene a calcio quando giocavamo insieme in una stessa squadra della Commissione europea. Non so se Gabriele hai continuato a giocare a calcio, ma certamente eri un ottimo attaccante, giocavi sempre campo attacco, mi ricordo. E quindi doppiamente felice di ritrovarti. Complimenti per l'ottimo lavoro e l'ottima carriera che stai facendo alla Commissione europea. La conferenza sta andando avanti, abbiamo avuto un bel dibattito, io direi, venerdì e sabato scorso a Strasburgo, perché ci siamo riuniti. Dopo la plenaria del Parlamento, si è riunita la plenaria della conferenza e il lavoro sta avanzando in alcuni gruppi di lavoro. Sono alcuni gruppi di lavoro che sono piuttosto avanzati, ad esempio quello di cui faccio parte io, dedicato alla democrazia, presieduto da Manfred Weber, il presidente del gruppo del PPE, del Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo, è avanzato. Abbiamo già ricevuto 38 raccomandazioni scritte da parte dei cittadini che hanno concluso il loro lavoro nel panel e tra l'altro vi invito a guardare queste raccomandazioni perché sono tanti temi che sono stati evocati durante la serie di eventi promossi da Marco Laganà e sulle quali credo che ci sia convergenza di vedute tra questa rete che si riunisce regolarmente e i cittadini del panel. Penso al potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo, penso alla possibilità di votare direttamente dei partiti politici europei che i cittadini giustamente chiedono. Addirittura, sapete, i cittadini chiedono nell'immediato di votare la metà dei parlamentari direttamente votando i partiti politici europei e la metà in liste nazionali, e poi dicono in prospettiva solo partiti politici europei. Cioè, questo tradotto per gli addetti ai lavori. È la nostra proposta sulle liste transnazionali, è la nostra proposta di
raddoppiare il potere di scelta democratica dei cittadini e di avere, voi lo sapete, ve lo dico sempre, due schede di voto, una per le liste nazionali, una seconda per le liste transnazionali. È evidente che tanti di noi sono stati molto soddisfatti di questa proposta. Ora, nel Parlamento europeo, quello che il gruppo del PPE propone come numero di parlamentari da eleggere attraverso queste liste, i cittadini ne chiedono la metà subito. La metà, siamo a 352 parlamentari eletti in questo modo. I nostri colleghi del PPE propongono di eleggerne 7. Essendo 52, 7 o massimo 14. È evidente che questo per dirvi che sarà un grosso lavoro da fare per arrivare a fare dei passi avanti su un tema importante come questo per la democrazia europea, però è importante la convergenza che c'è tra i cittadini e noi, ma è anche difficile il lavoro che dovranno fare al Parlamento europeo. Propongono delle nuove forme di partecipazione diretta dei cittadini, propongono di rendere permanente la piattaforma sul futuro dell'Unione, chiedono di introdurre delle assemblee dei cittadini, una sorta di percorsi di democrazia deliberativa, che dovrebbero accompagnare alcuni momenti importanti del processo decisionale europeo, chiedono di introdurre dei referendum paneuropei. Chiedono di riavviare il dibattito sulla Costituzione europea, chiedono di poter chiamare con nomi diversi e più comprensibili le istituzioni europee, di chiamare la Commissione, l'esecutivo europeo, di chiamare il Consiglio dei Ministri, il Senato dell'Unione europea e poi tante altre cose. Ve ne do alcune che sono quelle più significative. Non dico che sarà facile dare seguito, però vi voglio dare un po' il senso di come il gruppo di lavoro democrazia ha lavorato. Ci sono altri gruppi di lavoro che sono ancora un po' indietro perché i panel dei cittadini devono finire il loro percorso e quindi diciamo che ci sono gruppi di lavoro che sono un po' più in ritardo. E questo in ritardo, devono ancora concludere i loro proposte nei panel. Questo è il primo punto. Quindi direi che per alcuni gruppi di lavoro le cose sono andate avanti, avanti bene. È evidente che questo è un esercizio nuovo. Ed è un esercizio nuovo per tutti. E quindi quando nei gruppi di lavoro allora i cittadini hanno presentato le loro proposte, è chiaro che i parlamentari europei, i parlamentari nazionali, i ministri e i rappresentanti della società civile organizzata che sono più abituati ai dibattiti dei cittadini scelti a caso, selezionati a caso, voi sapete che sono stati estratti a sorte, no? Quindi c'è la necessità di rassicurarvi, noi abbiamo dibattuto molto, ad esempio, delle liste transnazionali. Perché? Perché ne stiamo discutendo anche nel Parlamento europeo, o nel Parlamento europeo, e quindi c'è stato un dibattito animato. I cittadini si sono sentiti un po' esclusi e dicevano: ma come? Discutete solo di questa raccomandazione, ne abbiamo presentate 38 e delle altre. E questo tema è proseguito in plenaria. Io stesso sono intervenuto su questo e ho avuto due domande a fare ai cittadini: ah, perché non hai parlato delle altre proposte che abbiamo fatto e perché non ci fai delle domande? Allora, è evidente, ho detto, guardate, in 1:30 non potevo parlare di 38 proposte. Io darei seguito a molte delle proposte che avete fatto, non a tutte, perché non siamo, il tema non è dare seguito a tutto quello che i cittadini chiedono, il tema è confrontarsi e dire: queste proposte noi le condividiamo, vanno nella giusta direzione, queste proposte non le condividiamo, chi noi? Noi ad esempio di Renew Euro, e quindi su questo noi non spingeremo per portarla avanti. L'importante però che sia spiegato, che sia trasparente, e poi che facciamo questo lavoro da una parte di rassicurare i cittadini, nessuno vuole manipolare, nessuno vuole usare in modo strumentale il loro lavoro, dall'altra un po' di pedagogia, cioè guardate, voi avete chiesto questa cosa, in termini poi legislativi si traduce così. Cioè, voi avete chiesto di votare direttamente i partiti politici europei. Sappiate che se vogliamo tradurlo in leggi europee, questo vuol dire introdurre le liste nazionali. Voi volete dei referendum paneuropei. Sappiate che ci sono dei paesi in cui il referendum è vietato, come la Germania. Quindi, per proseguire il dibattito che voi volete, se vogliamo proseguire, dobbiamo vedere anche con le costruzioni, con i paesi. Cioè, da una parte, un lavoro di, diciamo, di ascolto trasparente, franco, dall'altra anche un lavoro di pedagogia, perché altrimenti si può creare un po' di tensione, no? Tra i cittadini che
sono un po' diffidenti, no? Come questa è la nostra proposta, adesso voi cosa fate? Ah, non ci ascoltate, non le dibattete tutte, e la commissione cosa vuol fare, eccetera. Da parte della commissione sono state delle aperture importanti, perché Vera Jourova ha detto chiaramente che se ci sono delle proposte condivisibili che richiedono la revisione dei trattati, la commissione è aperta. È la prima volta che la commissione lo dice in maniera così esplicita, lo aveva fatto in Commissione Affari Costituzionali Maroš Šefčovič, uno dei vicepresidenti della Commissione, su mia domanda, ma diciamo che ovviamente anche la Commissione ha detto: non è che non ci sentiamo obbligati a dare seguito a tutte le proposte, però non ci poniamo i limiti legislativi o costituzionali. Se riteniamo che una proposta sia buona e ha bisogno di una nuova proposta legislativa, noi la presenteremo. Ci sono delle proposte che voi ci presentate, sulle quali già stiamo lavorando. Quindi dovremmo fare, cosa faremo? Credo che lo farà la Commissione, ma certamente il nostro gruppo, il New Europe, su tutte le raccomandazioni dirà ai cittadini, punto per punto, qual è la posizione di Renew, cosa sta facendo o non sta facendo il Parlamento europeo, e poi sulle proposte nuove, se le proposte nuove dei cittadini, totalmente nuove, noi le condividiamo, e se le condividiamo come vogliamo dare seguito, oppure non le condividiamo perché non le condividiamo. Ecco, questo è un lavoro che io credo che sicuramente anche la Commissione comincerà a fare. Credo che ci sarà una necessità anche da parte loro di spiegare che tante cose le stiamo facendo e altre le faremo, altre non possiamo farle per vari motivi. Ecco, questo è lo stadio, la fase in cui siamo. Non entro nel dettaglio, non entro in altri temi, perché sicuramente Gabriele li coprirà. Poi lui è un grande esperto di questioni finanziarie e economiche, quindi credo che magari stasera, Marco, per me vale la pena che voi affrontiate molti questi dibattiti di investimenti, unione degli investimenti, eccetera, perché è una bella occasione. Però ecco, noi siamo in questa fase, e vi ricordo solo che il presidente Macron è venuto davanti a noi parlamentari la scorsa settimana, ha confermato l'impegno per quella conferenza, che è un po' la sua conferenza, la sua idea, l'obiettivo della presidenza francese di chiudere la prima fase almeno della conferenza in maggio. E poi, come vi ho detto sin dall'inizio, il duro verrà là, perché nel momento in cui la conferenza alla fine, come si identificano veramente le raccomandazioni su cui c'è un consenso da parte di governi, commissione, parlamentari europei, parlamentari nazionali, e come daremo seguito a questo. Ma questo per un'altra puntata. Stasera mi fermo qui. Vi ringrazio di nuovo per il vostro impegno e ringrazio di nuovo Gabriele per partecipare ai nostri lavori. Non potrò rimanere con voi, ma insomma, poi Marco mi fa il briefing, e poi io verifico sempre che sulla piattaforma tutto sia registrato. Siete sotto sorveglianza. Grazie. Grazie davvero Sandro perché ci sei sempre e proprio perché ci tieni davvero a promuovere questo dialogo tra giovani che sognano qualcosa di grande, sognano qualcosa che cercate voi quotidianamente di costruire con il vostro impegno a Bruxelles, al Parlamento europeo. Bene, allora passiamo subito a Marco Griguolo. Marco. Marco, se posso solamente salutare Sandro, perché ho capito che tra poco andrà via, quindi semplicemente dirgli che mi fa molto piacere rivederti. Dopo tanto tempo ci vediamo di persona o in maniera virtuale, e anche per dire che ha parlato di me come giocatore, ma lui certamente non era da meno, era un grande goleador. E quindi no, mi fa piacere tra l'altro anche ascoltarti parlare di questo dibattito sul futuro dell'Europa, su cui al quale partecipo molto da lontano, cioè, appunto, seguo altre questioni, però effettivamente sono anch'esse correlate, nel senso che anche sulle questioni economiche stiamo facendo anche noi consultazioni pubbliche in maniera diversa, anche lì c'è l'esigenza di svecchiare gran parte di quello che è stato fatto negli ultimi decenni. E quindi no, anche lì avere le indicazioni e le sensazioni dei ragazzi, dei giovani, sarà molto importante anche per me ascoltare. Poi vedremo andando avanti quanto diventeranno anche le questioni pratiche, cioè cose che potranno essere messe in pratica anche là, vediamo qual è la volontà politica, ma certamente bisogna continuare a riflettere.
Grazie per l'invito. Grazie Gabriele. Arrivederci. Ciao Sandro. Grazie, molto grazie. Presto. Buon lavoro a tutti. Grazie Gabriele. Ciao, ciao Sandro, grazie. Grazie ciao. Gabriele per questo intermezzo. In effetti queste competenze anche sportive sono importanti. Perché io ho memoria di tanti momenti di squadre internazionali che magari sul tavolo si litigava sulle tematiche, ma poi quando si giocava insieme, insomma, si era uniti, comunque era bello vedere tante nazionalità insieme. E bene, partiamo allora subito da Marco Griguolo. Marco è un giovane avvocato, 33 anni, di Segrate, in provincia di Milano, dove è diventato consigliere comunale. E lì ha espanso un po' la sua attività in ambito di azione, un po' per tutta la provincia di Milano, dove è stato molto attivo anche recentemente durante il periodo dell'elezione del segretario della provincia di Milano. Marco si occupa principalmente di diritto pubblico, con particolare riferimento al diritto penale e al diritto penale internazionale, anche vicepresidente di Wikimafia, un'associazione che si occupa di contrastare le mafie. Marco, raccontaci un po' tu quali sono le tue sensazioni sulla conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare pensando a quali aspetti, no, di politica comune si possono portare avanti, no? Anche pensando alla gestione della pandemia. La parola a te. Grazie. Grazie Marco, intanto ringrazio tutti i presenti e chi mi ha ovviamente preceduto con la sua autorevolezza. Mi scuso, ma sono io in realtà un fuori quota perché ho 33 anni, però sono sempre considerato giovane, ma dopo dovrò lasciarvi perché ho mio figlio e ho le incombenze anche da padre da portare avanti. Io intanto vi ringrazio perché sicuramente queste riunioni, questi interventi, queste tavole rotonde, diciamo, con il contributo di tante persone che hanno voglia di fare, di dare il loro contributo di pensiero, è molto bello. Vi ho seguito anche nelle scorse volte, dovevo partecipare, ma purtroppo non ero riuscito proprio perché stavo organizzando il congresso di azione, e invece sono contento di essere qui oggi, di dare il mio piccolissimo contributo. Io parto da una piccola riflessione, come dicevi tu, sulla pandemia. Ecco, noi abbiamo visto che secondo me, e lo faccio proprio dal punto di vista anche del mio lavoro, della mia professione, abbiamo visto che la gestione della pandemia non è stata mai gestita, scusatemi il gioco di parole, a livello globale. Io ho il mio socio in affari, il mio socio di studio che è tornato in Cina un mese e mezzo fa, lui per entrare in Cina ha fatto 21 giorni di quarantena, mentre per entrare in Europa, per entrare nei nostri paesi membri, basta alle volte soltanto un tampone, altri invece non richiedono nulla, altri invece danno un piccolo periodo di quarantena. Ecco, questo secondo me è un aspetto che dovrebbe essere pensato a livello globale sulla pandemia, ad esempio, proprio perché è una pandemia, quindi la parola stessa dice che è un qualcosa che riguarda tutto il mondo, e noi quindi tutti dovremmo affidarci a una gestione centralizzata di quella che è la pandemia, se davvero vogliamo portarla avanti. Io in realtà oggi ho anche concentrato la mia riflessione su un altro aspetto che riguarda un po' tutta l'Unione Europea e su quello che secondo me dovrebbe essere l'evoluzione nei prossimi anni dei jure condendo di quello che dovrebbe essere l'Unione Europea, cioè davvero la casa di tutti, la casa di tutti quelli degli stati membri, non più appunto stati membri che sono dentro questa grande casa, ma in realtà tutti facciamo parte, tutti contribuiamo con le nostre spese, con i nostri uomini, donne, merci, prodotti e quant'altro a rendere davvero un'unica entità questo continente. E quindi la riflessione di oggi parte sulla difesa comune o a contrario sull'uso della forza, che abbiamo visto anche recentemente che ha dato degli spiragli, o meglio non ha reso, come dire, l'Unione Europea il vero attore geopolitico che invece dovrebbe essere. Noi tutti sappiamo, qua mi scuseranno, sono un po' ovviamente sempre un avvocato, quindi il diritto ogni tanto mi ritorna sempre, un'entità giuridica di diritto e tale se può manifestare all'esterno la difesa, o meglio anche la pretesa di difendere i suoi confini. Ma soprattutto noi vediamo anche che nel panorama attuale l'impiego degli eserciti nazionali avviene soprattutto in aiuto, avviene in appoggio a paesi che di solito subiscono delle repressioni da parte di governi autoritari che vanno a minare un po' i diritti civili delle varie popolazioni. Quindi noi interveniamo perché ci rendiamo conto che il nostro intervento può aiutare quelle situazioni. L'abbiamo visto negli ultimi anni, tantissimi stati hanno avuto
l'aiuto da parte della NATO. Scusatemi, devo andare velocissimamente perché mi dilungo. E allora, come è successo negli Stati Uniti d'America con il National Security Act nel 1947, dove c'è stata una riorganizzazione delle forze armate, credo che l'Unione Europea, e cito qui anche l'alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, che ha dichiarato che si sta lavorando a una proposta per una forza militare comune, anche se ad oggi ancora non c'è l'unanimità tra gli Stati membri. Noi sappiamo che questo accade perché dare un potere di questo genere all'Unione Europea vorrebbe, dall'altro lato, far sì che i paesi dovrebbero sottrarre una sorta, diciamo, di loro potere a loro stessi. Ma io credo che se vogliamo effettivamente rendere l'Unione Europea una realtà, un attore geopolitico davvero importante e bilanciare i vari, da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte Cina e Russia, questo può avvenire soltanto se tutti noi poi ci muoviamo in quest'ottica, cioè rendere l'Unione Europea davvero un soggetto in grado di potersi esprimere a 360 gradi e quindi anche con la difesa comune, con una forza militare sua propria. Scusatemi se mi sono dilungato. Grazie, assolutamente, ho toccato un tasto assolutamente fondamentale. Grazie Marco per essere qua con noi. Passiamo adesso a Barbara Laurenzi. Barbara è una giornalista e un'autrice di più saggi sulla comunicazione politica, ricordo Partiti sull'onda e Comunicazione scomunicata, e anche addetta stampa della nostra senatrice Laura Gheravini, a cui siamo tanto affezionati per il suo impegno nella costruzione della Casa Europa. Barbara, la parola a te, raccontaci un po' dal tuo punto di vista come vedi gli investimenti del Next Generation EU in Italia e soprattutto come il PNRR ha smentito in qualche modo noi i populisti e posto le basi per una ricostruzione soprattutto per i giovani italiani. Grazie Barbara, la parola a te. Ciao Marco, grazie per questa opportunità e ciao a tutti. Anche io sono un po' una fuori quota come Marco che mi ha preceduto. Però sono molto contenta di essere qui e sono molto contenta di parlare di Europa, soprattutto in un momento particolare e speciale come questo che stiamo attraversando. Perché lo definisco particolare? Perché ovviamente è un momento rifondante proprio grazie al PNRR o comunque alla declinazione che noi in Italia stiamo dando delle risorse messe a disposizione dall'Europa. E approfitto poi della presenza di Gabriele Giudice proprio per unire la riflessione di carattere economico a quella sulle questioni giovanili. Perché dico questo? Perché naturalmente il passaggio, la messa a disposizione di grandi risorse da parte dell'Europa, la sospensione anche se temporanea del patto di stabilità, abbiamo visto una serie di iniziative, di prese di posizione che hanno veramente portato a una svolta epocale. Non esagero a dire questo, ovviamente anche insomma, una posizione condivisa da tantissimi osservatori e da tantissimi stati. Quindi siamo davanti a un passaggio che farà la storia e in questo passaggio naturalmente possono e devono avere un ruolo decisivo i giovani. Attualmente, naturalmente, insomma, ogni paese sta declinando a suo modo le risorse che arrivano dal Next Generation, come da Sure, insomma, da una serie di meccanismi europei. In Italia, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo deciso di non riservare un singolo capitolo ai giovani, ma di distribuire in tutto il piano una serie di risorse e di investimenti che poi andranno a ricadere positivamente sui giovani. Tanto per dare solo un numero, senza annoiarci, si stima che si creeranno almeno 81.000 posti di lavoro per la platea giovanile nell'immediato. E si spera che tutto questo poi diventi strutturale. Allora, perché io credo fortemente che questo possa essere messo in parallelo e in paragone con la conferenza per l'Europa? Perché come con la conferenza noi raccogliamo delle proposte con le quali vogliamo rifondare l'Europa, allo stesso modo con il PNRR stiamo dando una risposta rifondante. Nel momento in cui rifondiamo appunto questa nostra amata Unione, non possiamo non mettere in primo piano i giovani, perché non solo perché i giovani sono il futuro, ma proprio perché forse io ho un'idea anche molto romantica dell'Unione Europea, l'ho sempre avuta fin da piccola, però credo che noi spesso, soprattutto noi italiani, spesso guardiamo all'Europa come a qualcosa di, passatemi il termine, più bello, qualcosa di
l'Europa è quel luogo dove noi riusciamo anche a realizzare o a trovare ciò che spesso non troviamo in Italia, quindi la meritocrazia, quindi l'affermazione professionale, il riconoscimento, l'equità anche di genere sul lavoro. E allora sarebbe bello se il PNRR diventasse l'occasione per realizzare in Italia quell'Europa. Quindi per realizzare in Italia ciò che noi di solito cerchiamo in Europa. Questo non per non partire più, al contrario, per continuare a partire, ma trovando la stessa bellezza che cerchiamo da sempre in questa grandissima unione, in questa unione tra stati e tra culture. E allora mi domando, lancio questa proposta, mi domando se sia possibile prevedere una figura o uno strumento ad hoc che si occupi di monitorare se effettivamente le risorse del PNRR e nei singoli, poi declinato anche nei singoli stati, insomma, se le risorse del Next Generation riescono poi, vengono poi realmente impiegate di riflesso per iniziative a favore dei giovani, dell'occupazione, anche dei salari, dell'equità. Quindi mi domando e vi domando se sia, e propongo che sia possibile prevedere una figura o uno strumento ad hoc che si occupi nell'immediato di questo e in maniera strutturale e costante di monitorare la situazione giovanile. Attualmente adesso la delega giovanile è in mano alla commissaria, che la divide però con altre deleghe. Quindi ripeto, mi domando e propongo eventualmente di prevedere una novità di questo tipo, una figura o uno strumento ad hoc per monitorare questo, e sarebbe bello se nascesse proprio nell'anno europeo dei giovani. Un'attenzione particolare a questo. Grazie, grazie Barbara. Grazie a voi. Gabriele, giudice che prendeva parecchi appunti per le tue idee e i tuoi spunti. Grazie Barbara. Passiamo adesso a Letizia Piccolo. Letizia, tra l'altro dobbiamo ringraziarla perché lei che sta permettendo, insomma, questa diretta streaming, quindi dietro le quinte adesso anche come relatrice che interviene. Letizia ha 22 anni, laureata l'anno scorso, a luglio scorso, in scienze politiche, economiche e sociali presso l'Università degli Studi di Milano. Adesso sta continuando gli studi per acquisire la magistrale in Global Politics and Society. Ha partecipato a tutte e tre le edizioni della Scuola di Formazione Politica Meritare l'Europa, quindi una cittadina europea convinta, ed è anche nel team comunicazione di Italia Viva, provincia di Milano. Letizia, a te chiediamo con riguardo alla politica comune per l'immigrazione, come la vedi, ecco, come la vedi una sua gestione a livello europeo? Grazie. Grazie a te Marco e buonasera a tutti, sono veramente contenta di poter parlare, di poter intervenire durante questa conferenza sul futuro dell'Europa, perché il futuro della nostra Europa dobbiamo costruircelo noi, e grazie però a tutti i nostri europarlamentari che ci aiutano a costruirla al meglio. Questa conferenza è perfetta, insomma. Allora, il mio punto di vista sull'immigrazione e il tema migratorio gestito appunto a livello europeo, diciamo che insomma, ci sono delle problematiche, bisogna guardare anche la realtà. Purtroppo la nostra Europa sono temi difficili, materie difficili che devono essere gestite a livello europeo. Purtroppo però appunto questa materia, la materia dell'immigrazione, è gestita ancora a livello concorrente. Questo significa che sia l'Europa che gli Stati membri la gestiscono in modo unitario, comunitario. Invece quello che dovrebbe essere per gestire forse al meglio questo fenomeno, che è un fenomeno inarrestabile e problematico, dovrebbe essere gestito appunto a livello solo europeo. Cosa abbiamo per gestire questa immigrazione, perché ci sono dei punti problematici? Allora, noi abbiamo il sistema Dublino, che è un regolamento dove l'ultima riforma è stata fatta più o meno nel 2013. E il punto problematico di questo regolamento sull'immigrazione è che tutte le domande d'asilo dei richiedenti asilo vengono esaminate dal primo stato in cui giunge il migrante. Questo appunto è un problema perché tutti i nostri ascoltatori sanno benissimo che i migranti, insomma, arrivano direttamente sulle coste del sud Europa, quindi Italia, Grecia e Spagna, e non si può permettere che solo alcuni stati debbano gestire una grande quantità di domande e di richiedenti asilo. Quindi quello che dovrebbe essere fatto è che un po' piano europeo sull'immigrazione che è stato fatto nel 2020, quindi all'inizio della pandemia, che sono questi piani quinquennali che ogni cinque anni appunto tutte le istituzioni europee stilano,
sono che ci sia un meccanismo di solidarietà maggiore, migliore, e che debbano essere implementate delle politiche più solidali e più inclusive per questi migranti. Il problema però anche di questo piano è che non è stata introdotta una parte, non è stata introdotta un'obbligatorietà da parte degli stati membri nel gestire queste domande d'asilo. Quindi rimane sempre il punto problematico della gestione delle domande d'asilo solo al primo stato in cui giunge il migrante. Quindi la mia speranza e ciò che porto io come idea è quello di gestire questo fenomeno a livello strutturale e non emergenziale, cosa che è stata fatta finora, perché sono sicura che l'Europa lo può fare benissimo, e la nostra Europa deve farlo. Uno, perché l'immigrazione è un fenomeno appunto inarrestabile, come ho già detto, ma soprattutto perché siamo l'istituzione del multiculturalismo, e quindi accogliere queste persone in modo giusto e controllato deve essere fatto proprio proprio per continuare sul nostro principio del multiculturalismo europeo. Grazie ancora a tutti e sono curiosa di ascoltare gli altri interventi. Grazie a te, Letizia, davvero per il tuo impegno quotidiano nel promuovere la costruzione della Casa Europa. Passiamo adesso a Luca Marchiori, 26 anni, responsabile della formazione politica per Azione in Milano Metropolitana, funzionario, neofunzionario del Comune di Milano, e lavora con la consigliera Giulia Pastorella. Luca è laureato in sociologia ed è un esperto in materia di progetti europei, ma soprattutto è un amico, perché in più occasioni, insomma, in quest'ultimo anno con Luca abbiamo condiviso diversi progetti, diversi momenti, e stiamo insieme cercando di promuovere una collaborazione tra tante persone, tra tanti cittadini europei che desiderano dare il loro contributo per la costruzione della Casa Europa. Luca, a te la parola per affrontare il tema un po' dei diritti, no? Ci chiediamo se siamo davvero liberi di essere europei, no? I diritti civili, sociali, economici sono garantiti in tutti i paesi, ma posso davvero sentirmi europeo ovunque sono, in ogni stato? Mi sento davvero a casa in ogni paese, quindi in ogni paese stato membro ho accesso a tutti i servizi, quindi tante domande a cui tu potrai darci degli spunti, delle idee per rispondere. Grazie Luca. Grazie a te Marco e grazie dell'introduzione. È sempre un piacere partecipare a questi incontri e sentirci anche telefonicamente, comunque collaborare. E appunto io volevo parlare di diritti, non in termini giuridici, per quello ci sono persone molto più bravi di me come Marco Grigolo che ha parlato prima. Il mio è un concetto più grande, nel senso più ampio, che i diritti sono appunto garantiti nella Carta delle Costituzioni di tutti gli Stati membri, nei vari documenti europei, ma siamo davvero europei ovunque, siamo davvero in questa casa Europa, in qualsiasi Stato. Penso per esempio alla lingua. Se io vado in Germania, in Francia, voglio parlare italiano perché è la mia lingua, posso avere accesso ai servizi pubblici, per esempio? O posso riuscire a trovare gli stessi servizi, a farmi capire, a poter viaggiare? Molte cose sono già possibili, più o meno indiscriminatamente, ma secondo me non siamo ancora a questa unione completa da tutti i punti di vista. E penso che i giovani siano, diciamo, il punto di partenza per riuscire a realizzare questa unificazione completa. Mi viene in mente, ad esempio, ai vari progetti che ci sono, intanto tutta la formazione che viene fatta nelle scuole, fuori dalle scuole, ai progetti Erasmus, in cui io posso andare a studiare un semestre, un anno in un'altra università, come se fossi in un'università italiana. Quindi esistono già delle possibilità che devono anche andare oltre il semplice campo scolastico accademico e essere un po' nella vita di tutti i giorni, in cui io potrei voler andare a lavorare in un altro stato, anche solo fare un viaggio di piacere e sentirmi a casa, come essere qui a Milano, comunque come essere in Italia. Ci sono delle proposte che possono essere fatte per migliorare questa parte dell'integrazione. Mi viene in mente una mozione presentata dalla consigliera Giulia Pastorella in Consiglio Comunale a Milano sulla internazionalizzazione dei servizi pubblici, per cui un qualsiasi cittadino europeo può avere accesso ai servizi, in questo caso ai servizi civici, partiremo da lì, e trovare un operatore che parli la propria lingua. Quindi anche un cittadino francese tedesco può venire al Comune di Milano e parlare la propria lingua per avere accesso ai documenti necessari, come il cambio di residenza e quant'altro. Penso che sia un primo passo importante quello dei servizi pubblici, quindi
il rapporto del cittadino con lo Stato, ma non solo lo Stato dove risiede, dove ha la cittadinanza, ma tutti gli altri Stati, singolarmente, anche presi insieme, proprio come Unione Europea, di poter farsi ascoltare, poter realizzare davvero quei diritti scritti nei vari documenti, nelle varie carte. E secondo me deve partire dai giovani questa spinta, questi nuovi spunti per capire quali sono le esigenze, quali sono i bisogni, i nostri bisogni e poi di tutti i cittadini per andare davvero verso un'Unione Europea che sia unione anche da questo punto di vista. Grazie. Luca, anche te per il tuo contributo, per esserci e proprio per i punti di attenzione che hai avuto, insomma, per i giovani, per i loro diritti in tutti i paesi. Scendiamo adesso da 26 a 20 anni con Riccardo Clemente, che sono molto lieto di presentare. Riccardo è uno studente universitario di economia e management, si è avvicinato al mondo della politica riformista europeista proprio in occasione dell'anno scorso. Anche a me ha colpito Riccardo proprio il suo desiderio di costruire la Casa Europa, che vede come l'unica soluzione vincente per il futuro. Riccardo, chiedo a te come coinvolgere i giovani nella politica riformista e nella democrazia europea. Grazie. Sì, buonasera Marco, innanzitutto grazie mille per avermi invitato. Questa è la mia prima conferenza sul futuro dell'Europa e veramente mi sento onorato a far parte, ad essere qui con voi, ecco. Comunque sia, quello di cui voglio parlare questa sera, in questo tempo in cui mi è stato concesso parlare, è principalmente del rapporto che c'è tra i giovani e la politica ad oggi, perché io credo che tutt'oggi, questa cosa qua ho avuto modo di vederla principalmente grazie, come hai già benissimo detto, durante l'esperienza delle elezioni amministrative, esperienza che mi ha permesso di capire soprattutto ai seggi di quanto l'affluenza delle persone a votare sia di una media di età particolarmente alta, per cui ho proprio notato come ci sia una vera e propria propensione all'astensionismo da parte dei giovani. Questo io credo che sia dato principalmente dal fatto che l'interesse nella politica oggi è diminuito drasticamente rispetto al passato. Questo potrebbe essere dato probabilmente dal fatto che una volta, i giovani di una volta erano più immersi all'interno di questo mondo politico, proprio perché la politica aveva proprio uno stampo differente, si parlava più di una politica ideologica, quando oggi questa cosa qua viene a mancare. Questa cosa ovviamente non è da vedere come una cosa negativa, a mio avviso, ma proprio perché ad oggi si stanno creando movimenti riformisti, progressisti, che danno così poi appunto la visione di una costruzione di un qualcosa di più grande, come appunto abbiamo detto, la Casa Europa. Solamente che per far sì che si possa appunto costruire una Casa Europa sono necessarie delle vere e proprie fondamenta. Queste vere e proprie fondamenta sono i giovani di oggi. I giovani di oggi che in un futuro rappresenteranno la nuova classe dirigente, che saranno tutto quello che sarà tutto il futuro. E se oggi la maggior parte dei giovani mostrano una sorta di disinteresse all'interno di questo mondo politico, in un futuro potrebbe essere considerato un problema. Proprio perché un giovane interessato oggi sarà un adulto formato e colto e soprattutto consapevole di ciò che gli aspetta un domani. Quindi ritengo che nella mia personale esperienza ho avuto modo di vedere che per far sì che un giovane come me, come tutti i ragazzi che sono qui all'interno di questa conferenza questa sera, uno dei pochi modi per far sì che un giovane venga attratto da questo mondo sia proprio dargli in mano delle responsabilità. Nel momento in cui un giovane, o comunque una qualsiasi persona, si sente parte di qualcosa, poi è lui stesso che vuole portare avanti un progetto, vuole seguirlo dall'inizio fino alla fine. Questa è una cosa che posso parlare, di cui posso appunto parlare perché mi è capitata nella mia personale esperienza. E io credo che quindi far sì che una responsabilità e un'opportunità, proprio come quella che voi state dando a noi questa sera, possa far sì che si trasformi in un futuro, in un interesse, che porterà poi alla costruzione, mattone dopo mattone, di una Casa Europa. Grazie per la possibilità di intervento. Grazie. Grazie a te Riccardo, davvero riempie il cuore vedere come giovani come te, come voi, possano avere grandi sogni e avere anche il senso di responsabilità proprio per costruirli, per realizzarli. Rimaniamo sui 20 anni con Anna Ferrara. Anna che ha partecipato già in diverse occasioni, in diverse conferenze sul futuro dell'Europa, diversi momenti di dialogo tra giovani. Lei studia medicina
all'Università San Raffaele qui a Milano. Nel tempo si dedica alla sua passione, forse più che una passione, il federalismo europeo. Io sono da 30 anni nel Movimento Federalista Europeo, sono stato nella GFE, lei, Anna, è segretaria della sezione di Milano della Gioventù Federalista Europeo, per cui sono particolarmente felice di accoglierti, Anna. A te vorremmo chiedere qualcosa un po' sulla conferenza, sul futuro dell'Europa, no? Come vedi che sta trasformando, no? In questo momento cruciale per l'Europa, e anche quali vedi che sono un po' le priorità che stanno emergendo dalla piattaforma e dai panel, no? Che riguardano il dotare l'Unione degli strumenti necessari per agire in modo più efficace. Grazie Anna per essere con noi. Grazie a te Marco e grazie a tutti e a tutte per i loro interventi. Sì, mi sposto un po', allora torno un po' sulla conferenza. Secondo me è importante vedere, realizzare come in Europa in questo momento si sono venute a creare una serie di condizioni secondo me molto favorevoli. Innanzitutto c'è la conferenza che sta prendendo sempre, è partita un po' lentamente, ma sta prendendo sempre più spazio nel dibattito quotidiano, soprattutto nella classe politica, ma anche tra i cittadini. L'abbiamo detto prima, con la conferenza dell'Europa sul futuro dell'Europa si è aperta la possibilità concreta di cambiarla davvero questa Europa. Si tratta di un'occasione unica di partecipazione democratica a livello europeo e permette ai cittadini di incidere direttamente sulle scelte che riguardano il futuro dell'Unione. La conferenza si sta per concludere, lo ricordava Sandro, dovrà però continuare, cioè questo è davvero il momento più delicato e dovrà configurarsi come il momento in cui si apre la discussione sulle proposte concrete, secondo il mio parere, per creare un nuovo trattato che doti l'Unione innanzitutto delle risorse finanziarie. Perché per parlare di difesa comune, di migrazione, eccetera, servono le risorse finanziarie. Delle competenze, perché l'Europa deve avere le competenze di poter spendere, di poter prendere le decisioni, e degli strumenti politici necessari, diciamo, per rispondere alle ambizioni politiche che stanno emergendo dalla piattaforma. Un'altra cosa che volevo, diciamo, notare è il fatto che abbiamo un nuovo governo in Germania e dal programma emergono delle novità, secondo me, molto, molto sorprendenti. Nel nuovo programma ci sono parole come riforma dei trattati, convenzione costituente, Stato federale europeo, che fino all'altro ieri erano un tabù in Germania. Infatti il programma chiede un'Unione Europea più forte democraticamente, strategicamente sovrana, e il governo tedesco, anche questo mi ha colpito, propone proprio di utilizzare la conferenza sul futuro dell'Europa per iniziare questo processo di riforma. Sulla piattaforma della conferenza, qui davvero vi invito ad iscrivervi, a partecipare se ancora non lo avete fatto, come federalisti abbiamo pubblicato alcune idee nella sezione Democrazia Europea, a cui questo evento verrà anche collegato, e in particolare volevo dire due parole sulla riforma fondamentale che chiediamo, che è la creazione di un vero potere fiscale europeo. Storicamente, infatti, la creazione del potere fiscale ha sempre coinciso con l'atto fondativo di una comunità politica, quindi è un passaggio fondamentale. E se ci pensate, nelle società democratiche di oggi il potere fiscale viene esercitato dal Parlamento. Quindi qui la nostra richiesta, cioè oggi l'attribuzione del potere fiscale al Parlamento europeo è una condizione indispensabile per la costruzione di un'Unione Europea dotata di efficacia nell'azione politica e pienamente democratica. Per chi non lo sapesse, attualmente il bilancio dell'Unione dipende dalla volontà dei singoli Stati membri, che attraverso il Consiglio che si esprime, diciamo, su questa materia ancora all'unanimità. Quindi questo meccanismo di finanziamento deve davvero essere riformato in modo che l'Unione possa disporre di una capacità autonoma di prelevare direttamente imposte dirette sulle imprese e sui cittadini senza passare attraverso l'armonizzazione preventiva delle imposte nazionali. Insomma, serve che il processo passi davvero nelle mani del Parlamento per rendere l'Europa più efficace. Grazie. Grazie davvero. Anna, hai identificato il punto cruciale, no? Perché noi parliamo di tanti aspetti, no? di difesa, di politica sanitaria comune, di politica dell'immigrazione comune, ma senza un bilancio comune, senza che l'Europa abbia le competenze e senza che l'Europa abbia gli strumenti, come stai dicendo, probabilmente non potremo fare nulla. Vedo Gabriele che sta prendendo appunti. E proprio perché hai centrato il tema in modo chiarissimo. Non potevamo adesso con Alberto Gandossi non parlare di Green Deal, non potevamo parlare di sostenibilità ambientale, di transizione ambientale. Alberto è un esperto non solo di fenomeni geopolitici e socio-economici, ma anche nell'ambito energetico.
tema molto, molto caldo insomma, in questo momento. Alberto è laureato in economia dei mercati e di strategia delle imprese, anche coordinatore di Italia Viva in ben due municipi qui a Milano. A te chiediamo un po' di affrontare questo tema della transizione ecologica in Europa. Grazie Alberto per essere con noi. Non ti sentiamo, che sei muto. No. Ecco. Mi sentite ora? Scusatemi. È stato per me un piacere essere qui con voi e colgo l'occasione appunto per prendere alcuni dati. Secondo la International Energy Agency, la meglio nota come IEA, sono 4 trilioni gli investimenti necessari nel prossimo decennio per raggiungere la carbon neutrality. Altro, alla COP26 recentemente, ancora una volta, nonostante alcuni passi in avanti che ci sono stati fatti negli accordi tra i paesi, anche con la Commissione presente con Ursula von der Leyen, si è purtroppo portato ancora avanti l'impegno di finanziare con 100 miliardi di euro quelli che sono i paesi che hanno bisogno di raggiungere questa transizione ecologica. Però molto spesso capita ancora oggi in Europa non abbiamo una formazione a mio giudizio consapevole, sembra come se il gas, questa fonte ancora oggi sia vero tradizionale, non sia così necessario per effettuare la nostra transizione. In realtà molto spesso questo è un elemento che è molto importante, perché ad esempio anche in termini geopolitici oggi noi probabilmente stiamo troppo spostando l'attenzione verso le batterie elettriche, quindi litio, quindi cobalto, quindi zinco, che sono e che provengono da terre rare, per cui l'88% di questi è detenuto dalla Cina, che con la Bribelt Road Initiative tra Suriname, Guyana e i paesi dell'Africa ha investito una grande quantità molto prima di noi. E io molto spesso mi rendo conto come per fare la transizione ecologica ci stiamo dimenticando che la dipendenza energetica non può passare solo dalla Russia, quindi col gas, alla Cina. Cioè io credo che l'Europa debba trovare non solo all'interno della Commissione ENVI del Parlamento Europeo, non solo anche con il commissario Frans Timmermans nel Green Deal, la consapevolezza e l'alto rappresentante ovviamente per gli affari esteri, che la transizione deve anche passare per una riduzione della dipendenza energetica, che oggi purtroppo passa attraverso appunto il rapporto tra Russia e Cina. Non di meno io ritengo che la vera transizione la si farà attraverso una riduzione dei costi industriali con l'idrogeno. Secondo me l'idrogeno è la vera risposta anche della mobilità, che segnalo sommessamente è responsabile, fra virgolette, solo, ovviamente solo del 16% delle emissioni CO2. Però siccome i trasporti sono quelli che attraverso le auto, ad esempio, vanno in quello che è chiamato settore B2C, cioè business to consumer, quindi verso noi cittadini, è l'impatto in modo diretto per cambiare il comportamento dei cittadini. Però quello che vorrei diffondere spesso è che il gas non è piccolo, sporco, brutto e cattivo, è l'elemento che ci consente di fare la transizione ecologica. Alla COP26 finalmente si è parlato anche di carbone, che finalmente è diventato all'interno degli accordi dannoso. Ecco, come ci comportiamo poi nei confronti dell'Ungheria e della Polonia soprattutto, che oggi riceve in proporzione agli abitanti un numero molto elevato di fondi europei rispetto anche alla composizione energetica della propria domanda e del proprio consumo? Quindi sì, aiutare anche i nostri paesi fratelli, ma consapevolmente, e soprattutto dobbiamo ridurre la nostra dipendenza energetica, sapendo che ad oggi si sta solo spostando, a mio giudizio, dalla Russia alla Cina, e noi dobbiamo finanziare produzioni di idrogeno e rendere i paesi indipendenti, anche se oggi è vero il costo industriale è altissimo. E colgo l'opportunità anche rispetto all'intervento che mi ha preceduto. Il Parlamento europeo e la Commissione devono acquisire un potere maggiore rispetto al Consiglio, perché se continuiamo a limitare questo non si va. Non andremo verso un'unione federale. Grazie. E quindi non avremo un'unione efficace. Grazie davvero Alberto, anche te per la tua analisi geopolitica in ambito energetico, qui si vede proprio il tuo campo. Rimaniamo nel settore ambientale con Alessia Carabelli, 22 anni, laureata in economia e attualmente studentessa magistrale in Environmental Economics. È stata candidata l'anno scorso nella lista di azione per le elezioni di Gallarate e oggi ci parla di quale ruolo ricopre l'istruzione in tema di sviluppo sostenibile e a che punto è l'Europa. Grazie Alessia.
Grazie a te e grazie dell'invito. Buonasera a tutti. Volevo appunto rimanere in tema di sviluppo sostenibile, analizzandolo però in modo più trasversale rispetto a un altro grande pilastro, che è quello della formazione e dell'istruzione. Infatti il Green Deal europeo ha dimostrato, come l'istruzione e la formazione sia fondamentale e debba essere alla base per una transizione verso una società più sostenibile. In questo caso istruzione può essere intesa anche semplicemente come lo sviluppo di una maggiore sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali, oppure può essere intesa anche in modo più profondo come lo sviluppo di nuove competenze per elaborare delle soluzioni alternative. E a tale scopo vorrei prendere come spunto uno studio effettuato recentemente dalla Commissione europea, che è andata a studiare tutte le strategie e le pratiche che ciascun Stato dell'Unione Europea ha messo in atto per poter andare a integrare l'educazione ambientale all'interno della formazione. E in questo studio la formazione viene comunque intesa in senso ampio, quindi formazione a diversi livelli e sotto diverse forme. E purtroppo da questo studio emerge come l'Italia sia uno dei paesi meno performanti. È un dato, secondo me, critico che va preso in considerazione. E dimostra in primo luogo la mancanza magari di supporto e attenzione politica a questa tematica e in secondo luogo la mancanza di risorse. In linea generale, la mancanza di un'educazione ambientale all'interno della formazione, se non forse solamente a livello primario è presente, può essere letta anche come il sintomo di un fenomeno più ampio, che è la mancanza di investimenti strutturali nella formazione. E in linea generale la società sta cambiando con il progresso tecnologico davvero a dei ritmi esponenziali e questo cambiamento deve essere per forza accompagnato da un adeguarsi dei metodi di insegnamento, delle competenze trasmesse, perché no, in questo caso anche delle materie insegnate. E un'altra questione che vorrei portare, quella che emerge da questo studio, è quella a livello proprio europeo dell'impreparazione spesso degli insegnanti ad un cambiamento di questo tipo. Non in preparazione ovviamente in termini di competenze disciplinari, quanto piuttosto l'impreparazione ad un approccio interdisciplinare che è sempre più necessario. E ritengo che sia quindi necessaria una maggiore armonizzazione europea sotto questo punto di vista, perché alcuni stati, come può essere l'Austria, i Paesi Bassi, il Belgio, sono già riusciti a integrare l'educazione ambientale nelle loro strategie di politica educativa, mentre l'Italia è ancora un po' indietro sotto questo punto di vista. E concludo brevemente sottolineando l'importanza in generale della formazione, perché comunque la formazione è lo strumento politico, è lo strumento in generale più potente che si ha a disposizione per permettere ai giovani di diventare parte integrante del cambiamento. E comunque la transizione ambientale è necessaria e se viene fatta anche in modo un po' più consapevole, può dare origine a delle opportunità, a dei nuovi posti di lavoro anche per le future generazioni. Grazie tantissimo Grazie. Alessia. L'educazione è l'arma più potente per cambiare il mondo, diceva Mandela. Nel 2013 ho avuto il piacere di coordinare una delle prime iniziative dei cittadini europei ed era proprio sull'educazione europea di qualità elevata per tutti. Quindi veramente molto, molto importante e lungimirante questo tema. Siamo al nostro ultimo giovane prima dell'intervento di conclusione, insomma, con Gabriele Giudice. Sono molto contento di dare benvenuto a Antonio Nucera. Antonio ha fatto l'Erasmus in Germania, quindi è un grande cittadino europeo anche lui. E lì ha seguito diversi progetti scolastici e di formazione in diverse capitali d'Europa. Oggi è un giurista penalista in uno studio legale a Roma e ci parlerà dello spazio comune europeo in tema di giustizia. Vai Antonio, la parola a te. Grazie per essere qui. Buonasera Marco, grazie per l'invito. Ringrazio anche tutti gli amici e i colleghi che mi hanno preceduto, così come chi parlerà dopo di me. E sì, parliamo di cooperazione giudiziaria penale in campo europeo, perché l'intento che viene fuori anche dalla lettura dei trattati è quello di creare uno spazio comune europeo di giustizia che permetta un dialogo tra autorità giudiziarie dei vari stati membri senza la mediazione o dei governi o dei ministeri di riferimento, esteri o giustizia. Un dialogo sorretto anche da strumenti legislativi uniformi, come ad esempio
come ad esempio la legge sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea. Questo è uno strumento legislativo che consente, soddisfatte determinate condizioni, il trasferimento del detenuto dallo Stato di emissione della sentenza allo Stato di esecuzione della sentenza, al fine di garantire un migliore e più effettivo recupero sociale ed educativo del detenuto. Piccola parentesi interna: per la Costituzione italiana la pena non ha natura afflittiva, ma deve tendere alla rieducazione del reo. Non è mai superfluo ricordarcelo. Questo trasferimento, o tornando alla legge europea, prescinde dalla cittadinanza della persona detenuta, ed è questo il piccolo dato innovativo. La norma richiede che sussista un legame effettivo tra lo Stato nel quale la persona detenuta chiede di essere trasferita per espiare la pena, al di là del proprio status di cittadino. Lo abbiamo nominato prima, in gergo potremmo nominarla una sorta di Erasmus per detenuti. E ciò è sintomatico della volontà di raggiungere l'obiettivo di creare uno spazio comune europeo di giustizia, spazio nel quale non vi è impermeabilità tra i valori dei diversi diritti penali, dei diversi rami del diritto penale dei vari Stati membri, ma anzi, al contrario, integrazione e accoglienza reciproca. Questa può essere, nell'ottica della cooperazione giudiziaria penale, la strada per un sistema penale europeo coordinato, nel quale ogni Stato vede tutelati anche al di fuori dei propri confini i principi costituzionali che legano il proprio diritto penale, principi per i quali ogni Stato ha una sorta di preferenza, che non ama condividere, che custodisce gelosamente. Marco, concludo dicendoti questo. Questo è uno dei campi nei quali forse il diritto europeo entra in punta di piedi e in maniera silenziosa. Però è sintomatico di un'Europa che non si arrende e che, pur nel silenzio dei grandi attori politici, avanza e si fa strada. Ecco, forse i politici, lancio la provocazione a chi parlerà dopo di me, a conclusione, non è soltanto economia, soldi e commercio, ma c'è anche una dimensione un po' più umana che spesso gli stati nazionali tengono a conservare gelosamente e a non condividere. E non è forse il caso anche di iniziare a parlare di condivisione di questa dimensione? Grazie. Grazie a te Antonio, davvero per il tuo intervento. In effetti la Casa Europa è il primo piano, che è lo spazio, diciamo il mercato unico, il secondo che è l'euro. Ci sono diverse stanze che ancora devono essere costruite, sono stanze di cui abbiamo parlato oggi, della politica estera, della difesa, della sanità, della giustizia, dell'ambiente, stanze che poi alla fine consentiranno ai cittadini di vivere dentro questa casa, di sentirla come propria. Passiamo adesso a un grande costruttore dell'Europa, della Casa Europa, dei diversi piani, Gabriele Giudice, attualmente vice direttore e capo unità nella Direzione Generale per gli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea. Gabriele è lì già dagli anni 90, quindi vedete che ha, diciamo, la vostra età poi più o meno insomma coincide con quando lui ha iniziato a lavorare per costruire il mercato unico, ma non soltanto, no? Perché si è occupato dell'introduzione dell'euro, delle regole della sorveglianza di bilancio ed economica nella zona dell'euro. Negli ultimi anni ha lavorato anche su misure per approfondire l'unione economica e monetaria, come il fondo di stabilizzazione fiscale, il futuro ministro europeo delle finanze o i titoli europei. E con la crisi pandemica Gabriele ha contribuito proprio a concepire il Next Generation EU, quindi parliamo di una persona che ha visto dal di dentro che cosa significa costruire l'Unione Europea. Gabriele, hai sentito l'entusiasmo e la bellezza di questi giovani, per cui immagino insomma che hai tanto che metti nel tuo zaino. Che cosa vuoi condividere con noi della tua esperienza e di quello che hai sentito? Grazie. Grazie a te Marco, quello che voglio condividere in primo luogo è il piacere di sentire queste opinioni da varie prospettive, in un certo senso
se confronto a quello che io e te abbiamo vissuto negli anni 90, quando era il turno nostro di essere giovani e di belle speranze, in realtà l'Europa è cambiata tanto, tanto. Cioè al mio tempo e al nostro tempo non esisteva il mercato interno, non esisteva l'euro, non si parlava ancora di politica di sicurezza, non si parlava di questioni di sicurezza interna. Quindi cioè, è cambiato così tanto in questi anni, non è cambiato così tanto solo nella questione economica, ma su tutti i fronti, sono su tutte le nuove aree su cui si sta parlando, su tutti voi siete intervenuti, in realtà sono cose inconcepibili all'inizio della nostra carriera e chiaramente si vede un progresso molto forte. È chiaro che tante cose sono ancora da determinare. Per molte di queste ci vuole ancora tanto lavoro e quindi il contributo e la pressione anche da parte vostra è essenziale per allargare gli orizzonti e per soprattutto accelerare la realizzazione. Quindi sono molto contento che si parta da queste riflessioni e appunto l'esperienza nostra prima di tutto serve a dimostrare che le cose succedono in Europa. Non succedono sempre in maniera lineare, spesso ci vogliono le crisi per poter andare avanti, ma chiaramente si sta andando nella direzione giusta. Soprattutto c'è stata un'accelerazione recentemente, a parte quella politica di cui si sta parlando all'interno della conferenza sul futuro dell'Europa, c'è stato un vero cambio di passo in risposta alla crisi della pandemia, molto diverso da quella dalla risposta che c'è stata 10 anni prima, in cui l'approccio è stato esattamente l'inverso, in cui appunto il riflesso naturale era i problemi sono nazionali, vanno risolti prima di tutto a livello nazionale, la risposta europea si vedrà. Poi si è visto che è diventata necessaria e con tutti i ritardi è diventata molto più faticosa di quello che poteva essere necessario con un'azione più rapida. E quindi quello che si è visto adesso, si sta vedendo adesso, è che c'è un cambiamento proprio di approccio negli ultimi 2 anni. Il Next Generation EU è una grandissima novità ne parlava prima Barbara Lorenzi, condivido completamente la percezione, ci dà un'opportunità molto grande questa la pandemia, siamo riusciti a trasformarla nonostante rimanga con una sfida difficile dal punto di vista ancora di sanitario e di gestione della crisi anche economica, però la risposta che c'è stata è innovativa sotto vari punti di vista, non solo il contenuto con la volontà di trasferire delle risorse per aiutare i paesi colpiti da una crisi che era al di fuori del loro controllo, ma anche perché ci sono state proprio c'è un cambiamento istituzionale che secondo me è fondamentale. Io ho vissuto gli ultimi anni in commissione e ho lavorato anche come agente degli stati nell'Eurogruppo durante i programmi di aiuto alla crisi. Purtroppo abbiamo vissuto degli anni in cui le istituzioni europee hanno sofferto molto, c'è una tendenza a rinazionalizzare o a ad avere un approccio intergovernativo, c'è stata addirittura la creazione di un nuovo meccanismo, l'European Stability Mechanism, esattamente al di fuori di questo, dovuto a tante ragioni. Da una parte la difficoltà di utilizzare il sistema europeo, strutture europee create nel corso degli anni, dovuta in parte anche importante alla presenza del Regno Unito che effettivamente ha osteggiato grandi iniziative in questo senso, ma c'era anche un distacco importante, soprattutto in Germania, quando io ricordo ancora lo discorso della cancelliera Merkel a Bruges in cui si parlava del metodo dell'Unione e non il metodo intergovernativo. Come metodo principale, diciamo che ovviamente in parte ha ritardato tante delle risposte. Adesso la grande novità è che ci sono stati 2 cambiamenti istituzionali. Il primo, si è deciso di utilizzare l'Unione Europea come struttura per la risposta, mentre per un po' di tempo si è parlato di fare lo stesso approccio, facciamo un approccio a livello della zona dell'euro, utilizziamo strutture parallele.
invece si è deciso di usare l'Unione Europea con tutte le sue istituzioni al suo supporto, e all'interno di tutto questo, per esempio, la Commissione si è rigenerata del tutto. C'è un next generation, ma c'è anche un regeneration. Adesso come istituzione europea, che è di fatto un'istituzione che è sovranazionale per definizione, ma in realtà negli ultimi 10 anni è sempre sentito parlare della Banca Centrale Europea come l'entità federale. In realtà la Commissione lo ugualmente, e abbiamo un ruolo, siamo stati il motore dell'Europa per tanti anni, abbiamo sofferto, adesso c'è una nuova opportunità che ci permette anche di lavorare in grossa sintonia con il Parlamento Europeo, e quindi il Next Generation EU è stato anche supportato dal Parlamento Europeo, ma anche beneficiato dal fatto che c'è stata una volontà politica dei grandi stati soprattutto di andare in questa direzione. Quindi veramente un cambio di passo notevole, e i cambiamenti anche politici di cui si è parlato prima sembrano confermare la volontà di continuare in questa direzione. Adesso questo però è un processo, è qualcosa che è stato creato in maniera temporanea, come tutti sapete. Questo perché effettivamente è stato un salto molto importante che può portare ad altri cambiamenti più permanenti, ma solo se alcune condizioni che sono implicite nella discussione si materializzano. La prima, appunto, che chi beneficia di questo supporto utilizzi questa opportunità nella maniera migliore, quindi affronti i problemi che sono strutturali in tanti paesi, tra cui l'Italia, utilizzando queste risorse e quindi dimostrando che non prende l'occasione per accaparrare le risorse, ma veramente vuole contribuire al successo europeo attraverso l'uso di questi fondi per svilupparsi in una maniera integrata con l'est dell'Europa. L'altra dimensione è quella appunto, dimostrare che le istituzioni europee sono capaci di consegnare questo programma in maniera efficace, quindi il lavoro che stiamo facendo noi adesso di valutare la presentazione dei programmi nazionali e quindi di assicurarsi che siano coerenti con gli obiettivi europei è appunto un nuovo compito che ci è stato assegnato. È molto difficile in realtà per noi, perché ci è stato dato un ruolo nuovo, ma dimostrare che appunto si possono dare nuove competenze anche a livello europeo, che vanno al di là e sono al di là di quello che si è fatto fino ad ora, e ci permettono di avere più voce, capitolo, nelle decisioni nazionali. Questo è molto importante, per dimostrare che sappiamo farlo in maniera valida. In tutto questo poi ci sono delle novità, anche la parte, per esempio, di sostanza. Come sapete, l'Unione Europea gli è stata data la possibilità di emettere titoli a livello europeo, è un grandissimo nuovo processo, anche là una situazione temporanea. Bisogna vedere il beneficio dell'esistenza di questi titoli sui mercati finanziari, e quindi che appunto diventano punto di riferimento a livello globale, e quindi vediamo se questo effettivamente succede, e quindi tra qualche anno ci si domanderà se vale la pena dismettere questa struttura oppure continuare a preservarla per chi ha dei benefici. Allora, se dovesse essere questo, cioè quando tutti questi elementi proprio possano, la risposta alla domanda hanno funzionato, è positiva, effettivamente ci può essere un salto di qualità. Allora, questo si collega a tutta una serie di altri dibattiti. Uno è, appunto, è stato anche citato prima, la questione delle risorse europee. Come sapete, ci sarà a un certo punto una nuova proposta della Commissione europea per quanto riguarda le prossime prospettive finanziarie. Ci sono già delle proposte attuali per quanto riguarda le risorse proprie, e quindi penso che l'evoluzione e il successo di quello che sta facendo attualmente potrebbe avere un impatto sulle proposte per il prossimo decennio. E quindi non solo per, appunto, spero che non sia necessario per dare trasferimenti ai paesi, ma effettivamente per avere più competenza a livello europeo
per poter gestire le politiche in maniera più decisa e integrata a questo livello. Questo certamente porterà a dei risparmi dal punto di vista delle spese, se, come sapete, in tante dimensioni, se si facesse a livello europeo quello che si fa a livello nazionale probabilmente sarebbe più efficace e meno costoso, per esempio la difesa o altre, la ricerca, già è così. E quindi appunto lì si può creare anche delle prospettive e creare ulteriori risorse per altri investimenti, e soprattutto quelli di cui si parlava prima, nel verde, nel digitale, comunque rimangono le priorità, ma certamente richiedono molti più finanziamenti. Un paio di commenti ancora magari faccio su cosa ho sentito prima. C'era una richiesta, un'idea interessante, appunto, di cercare di avere uno strumento e anche una responsabilità sulla questione dell'uso delle risorse sul Next Generation EU. Intanto volevo dire che già abbiamo le indicazioni su quello che si sta facendo, abbiamo pubblicato recentemente il cosiddetto scoreboard in cui presentiamo l'utilizzazione del Next Generation EU a seconda delle varie dimensioni, dei vari pilastri, e effettivamente c'è il pilastro per esempio sull'occupazione giovanile e il supporto alla creazione di nuovi lavori, di nuovi posti di lavoro, per cui questi rappresentano già oltre il 10% della spesa prevista attraverso il Next Generation EU. Per cui c'è già un'analisi fatta da parte nostra, però effettivamente adesso si tratta ancora a livello di indicazione dei paesi, bisogna metterli in pratica. E poi c'è un altro punto che ho trovato interessante, questo sulla questione di avere servizi pubblici nazionali e locali disponibili a tutti i paesi. In realtà abbiamo già fatto progressi enormi su cosa si può avere in termini di documentazione che è disponibile in varie lingue. Spero che questo, cioè, in tanti aspetti, purtroppo la regolamentazione da sola non è sufficiente. In Europa abbiamo il problema delle lingue, che veramente è stato un grande ostacolo negli ultimi decenni, però ormai adesso, anche dal punto di vista lavorativo, è una cosa che si può superare facilmente con traduzioni automatiche e altri marchingegni di questo tipo. Per cui spero appunto questi ostacoli siano superati dalla tecnologia, non necessariamente dalla legislazione, perché la legislazione può arrivare fino a un certo punto, altre dimensioni non necessariamente possono essere affrontate al nostro livello, però certamente l'ambizione di avere servizi è disponibile a tutti in tutta Europa, non posso che condividerla. Ho fatto un po' una panoramica, spero che sia quello di cui volevate parlare. Mi fermo qua e poi eventualmente, se vogliamo discutere, sono disponibile. Grazie davvero Gabriele per averci ricordato quanto l'Europa ha fatto tanto, ma ancora deve fare tanto, come è importante che il Next Generation EU si trasformi in quello che possa diventare un bilancio federale europeo. Ricordiamoci che quello europeo è sempre tra l'1 e il 2%, quello americano il 30%. Io ricordo sempre l'esempio della crisi finanziaria che negli Stati Uniti, grazie all'esistenza di un tesoro federale europeo, l'ha risolta in più o meno in un weekend, in 2 giorni. Noi ci abbiamo messo 2 anni, no? La California l'ha salvata in 2 giorni, noi la Grecia ci abbiamo messo 2 anni. Quindi questa è anche una differenza. E con la pandemia, la risoluzione della crisi pandemica ha richiesto questo grandissimo sforzo, molto importante, insomma, per la prima volta l'embrione di un tesoro. Quindi l'Anna ci ricordava, no? Bilancio europeo, trasferimento di competenze e poi strumenti. A quel punto abbiamo davvero il percorso verso un'unione politica, un'unione federale. Bene, allora io concludo ringraziando davvero ciascuno di voi, quindi parto da Sandro Gozzi, Marco Griguolo, Barbara Laurenzi, Letizia Piccolo, che ringraziamo anche per aver permesso, insomma, questa diretta streaming e anche l'organizzazione di questo evento. Ringrazio anche Luca Marchiori, Riccardo Clemente, Anna Ferrari, Alberto Gandossi, Alessia Carabelli, Antonio Nucera e naturalmente te Gabriele Giudice. Continuiamo insieme a mettere i nostri piccoli mattoncini, continuiamo a costruire la Casa Europa.
Buona serata a tutti e grazie. Alla prossima. Grazie a te, Marco. Grazie, buona serata.